due progetti sono sostanzialmente quello di ricostituire la rete dell'emergenza della 118, posizionato naturalmente all'Aquila. Qui stanno lavorando la nostra protezione civile, i nostri servizi sanitari, insieme in collaborazione naturalmente col Comune dell'Aquila e con la Regione Abruzzo, e un primo presidio, un poliambulatorio per le prime emergenze, a cui non solo il sistema istituzionale della Regione, ma c'è un concorso anche di privati, daremo vita nel giro di brevissimo tempo. Per questo la Regione, proprio nei giorni scorsi, ha oltre ricostituito il fondo per continuare a intervenire sia là che qui, perché ci siamo asciugati tutte le risorse disponibili per l'intera annualità. Abbiamo anche investito una posta di bilancio di 1 milione di euro della regione, qui però concorreranno altre risorse al sistema locale, appunto per realizzare questi due progetti che sono stimati nell'ordine di 3 milioni di euro.